cosa prova un ragazzo della sua età a essere deportato, a trovarsi in quei frangenti, in quelle condizioni? Ma io credo di averlo spiegato, che si prova. Si prova dolore, smarrimento, paura, c'è tutto un insieme di sensazioni e poi arriva via da Auschwitz la certezza di dover morire. Allora può pensare che cosa significa per un essere umano qualsiasi, ma particolarmente per un ragazzo che pensava di avere davanti a sé tutta una vita, anche pensava, perché ogni ragazzo pensa che la sua vita futura sarà felice e che all'improvviso invece vede davanti a sé e vede la morte. Lei ha letto qualcosa di quello che succedeva nei campi Auschwitz? Ha detto: leggo perché non voglio parlare a braccio, perché potrei andare sopra le righe. Sì. Un episodio che lei avrebbe voluto dire? Ma io mi astengo, dico la verità, perché raccontare l'orrore c'è il rischio che chi ascolta possa dire non è possibile. Posso dire soltanto una cosa, che lì da Auschwitz era un campo di sterminio, come ho detto all'inizio e lo torno a ripetere. Campo di sterminio significava che chi entrava in quel campo doveva morire. Non che poteva morire, doveva morire. Tant'è vero che la stragrande maggioranza sono morti là, di quelli che sono entrati là dentro. Lei è stato l'unico superstite della sua famiglia. Quando è tornato a casa, che sensazione ha vissuto? Di disperazione, assolutamente di disperazione. Perché una famiglia felice, di una famiglia di 8 persone, ritrovarsi all'improvviso solo, completamente solo, dover pensare soprattutto a vivere. Ce l'ho fatta. Io sono ritornato, ripeto, a 17 anni, naturalmente non avevo voluto continuare gli studi, eccetera, però diciamo anche perché il lavoro che ho iniziato a fare diciamo mi stoglieva anche da tanti pensieri, e poi volevo riuscire, sapevo che non potevo realizzarmi attraverso lo studio, potevo farlo soltanto attraverso il lavoro. Ringrazio il Signore perché tutto sommato ho avuto, almeno nella vita lavorativa, ho avuto davvero delle grandi soddisfazioni, ho vissuto tranquillamente, cioè senza diciamo bisogni impellenti da dover coprire, quindi ho vissuto.